Manu, papà sta a lavorare, che ci frega di questo? Amore, la palla papà l'ha portata giù? Ah, ma tu dici la lampadina, amore? La lampadina, amore, si è fulminata. Si è fulminata? Eh sì. Pum pum. La palla sta giù, mamma. Sta giù? Eh sì. Eh sì, papà te l'ha fatta portare giù per farti giocare. E tagliagliela a Dodò, amore. Dove ce l'ha le unghiette, Dodò? Fammi vedere come gliele tagli. Ma che bravo, mamma. Però anche spenca le unghiette un po' lunghe, sai? Tagliate, amore? Bravo, mamma. Gliela tagliate bene? Vuoi far vedere come hai le unghiette tutte belle tagliate, tu? Oh, guardate come sono belle queste unghiette, fantastiche. Bravo. Sì. Buongiorno, gerberine. Scusate, sto a buio pesto, lo so. Aspettate un secondo, accendo. Dici, perché non ha acceso prima, brutta rimbambita? Oggi è una giornata bruttissima. Voglio vedere se riesco a farvela vedere. Ma aspettate. Cioè, veramente bruttissima. Ha piovuto tutta la notte. E infatti anche qui a Roma hanno dato l'allerta. Infatti oggi le scuole sono chiuse. E no, amore, la PlayStation di papà no, per favore. Vuoi che mamma ti accende la televisione, amore? Vuoi la musica? Te mette, mamma, qual è il problema? Che vuoi? Quale musica vuoi? Dillo a mamma. Shake, shake. Vuoi shake, shake? Ma mamma te la mette. Hanno dato l'allerta e io ho deciso di non andare da mamma perché il tempo è brutto. Poi lui si è svegliato quasi alle 10 stamattina, 9 e mezza a dire la verità, quindi ho deciso che me ne sto a casa e sarà una vera mom routine perché veramente oggi non farò una cippa lippa. Sto ancora col pigiama, lui l'ho lavato, però io ho rimesso un pigiamino, tanto deve stare a casa, non me va di vestirlo. Non era il calcio, mamma. Dopo mamma te la mette la partita. E quindi niente, sarà una giornata così. C'ho un sacco di cose da fare, devo stendere altri panni perché c'ho un bordello. Solo che mo non me si asciugano, perché io prima c'avevo lo stendino, lo potevo mettere vicino al termosifone. Adesso, avendo fatto i lavori, lo stendino non c'entra più. Appunto. Piove di nuovo. Che palle, raga. È uno specchio, mamma si vorrebbe truccare, posso? Mi posso truccare? Grazie. Di solito, raga, non mi trucco mai quando sto a casa. Però stamattina ho delle occhiaie pazzesche, mamma mia. Ho dormicchiato, vabbè, dormicchiato per modo di dire, perché questo mi ha fatto andare a letto. No, pure, Sì, questo mo ricomincia da solo Doraemon, mamma. Cioè, lui si è addormentato alle 11, se non sbaglio, oppure 11 e mezza. Io però, se non è l'una, raga, non riesco a andare a dormire, non so perché, mi si è svalvolato tutto il sonno. Vuoi metterlo a posto adesso? Una cosa di giorno, eh? Grazie, amore. Per me e per lui, giusto un pochino di pasta con il tonno. Ci ho messo anche un pochettino di peperoncino perché Bombolone se lo magna, gradisce molto, ma proprio una chicchietta leggero leggero, anche perché poi si è abituato a mangiare senza, e io sono costretta a fare tutto senza peperoncino. A me mi pare che in cucina se non ci metto il peperoncino, e quindi questo, ma me voglio assaggiare questo.
comprato queste noci qui alla Lidl. Sono delle noci immerse nel miele e io adesso la voglio proprio assaggiare questa. È della linea Deluxe, che non c'è proprio sempre sempre, però c'ha delle offertine fiche. Ho preso pure questo, mo lo faccio vedere. Però io me l'ho levati dalla confezione perché, oh mio Dio, che è tutto bagnato. Da dove è uscita quest'acqua adesso? Cioè io ho lavato per terra adesso. Comunque, a parte queste bistecche di tonno, che sono deliziose, stavano queste qua, due bistecche di tonno, tre qualcosa, quindi buono. Ho preso questi tortini qui di patate e poi questi qui di patate e broccoli, sono sformatini, sempre nella confezione Deluxe alla Lidl. E sono fantastici, sono qualcosa di meraviglioso. Allora io adesso, siccome ho lavato adesso, fammi andare a mettere, scusate un attimo. Mamma. 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 Che dite? Gli damo sotto? Mamma. 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 Sì, mo te la do pure a te. Buone. Buon appetito a me. Allora, finalmente sono le due, Stefano si è addormentato e io mi sono presa un caffè. E una cosa volevo dire, qualche ragazza mi ha detto che c'è l'audio che gracchia. Io all'inizio, nei primi video, non ci ho fatto caso e poi mi aveva detto soltanto una persona, quindi dico probabilmente sarà il suo apparecchio che magari dà questo problema del gracchio. Però in realtà ci ho fatto caso anch'io, il problema... non lo so se è dovuto alla macchinetta oppure proprio ai miei decibel della voce. Poi mi sono resa conto che se riprendo così gracchia meno, se invece giro la telecamera evidentemente la mia bocca è troppo vicina al microfono e quindi gracchia. Ma il problema è questo, regà, o vi accontentate dell'audio che gracchia oppure è una qualità pessima di video, perché questa c'ha una bella qualità. E mo onestamente andiamo a comprare un'altra macchinetta per l'audio, cioè io non lo sapevo, raga, che sta macchinetta era così, ma abbiate pazienza, quando ci avrò due soldi comprerò un'altra. E allora vi volevo cominciare a ringraziare qualche ragazza perché mi cominciano ad arrivare i pensierini. E ieri finalmente è arrivato il pacchetto di una ragazza, è stata un'odissea questo pacchetto, però alla fine è arrivato. E lei è Elisa e mi ha mandato un sacco di cose carine. Poi io ancora mi emoziono perché a me mi sembra strano che persone che non mi conoscono mi vogliono fare dei pensierini. E quindi vi dico sempre no, non vi preoccupate, però magari tante ci rimangono male, no, ti prego, non ti offendere, ti voglio fare un regalo. E allora appunto poi alla fine accetto. Però non voglio andare a spendere, cioè non è che io vi voglio fare i conti in tasca, non so come farvelo capire, però non voglio andare a spendere tanti soldi, cioè veramente a me, pure se mi volete inviare una lettera, cioè per me è il regalo più gradito, ripeto, non c'è bisogno che mi mandate chissà quali cose, però questo ci tenevo a farvelo vedere. Me l'ha mandato in questa pochettina bellissima della Pupa, io adoro le pochette. E dentro c'è un sacco di roba, mi ha mandato pure questa qui di Jean Paul Gaultier, carina. E lei ha lavorato in una profumeria e quindi c'aveva un sacco di campioni e siccome mi ha mandato tutti i campioni di marchi insomma importanti, che io sinceramente non me posso permettere, ma anche se me li potessi permettere forse non li acquisterei, questa con la musica a cannone. E mi ha mandato un sacco di cose, poi mi ha mandato pure questo siero anticellulite che io voglio provare. Oddio, mo rompevo subito, eh. Volevo provare questo. Ci stanno proprio un sacco di cose. Qui vabbè, qualche crema per le mani, queste cose qua. Però le cose fighe stanno qua dentro, raga. Allora, mi ha mandato sto quad. Io già un pochetto ci ho smanettato stamattina. Questo qui mi pare che fosse di Chanel.
poi mi ha mandato questa palettina Dior, cioè guardate come si apre, tac, guardate che bella, pure questa stamattina ci ho ciafogliato un pochetto e me la sono messa. Poi c'è questo qui, poi mi fanno ridere i campioni gratuiti, ma in realtà sono full size queste, regà, sono gigantesche. Questo è un po' lucido perché pensavo fosse colorato, ma in realtà è trasparente con qualche riflesso su questo colore qui. Aspetta, vabbè. Poi c'è questo che è bellissimo, questo pennellone bellissimo della L'Oreal. Poi ci stanno dei rossetti, questi sono Shiseido e questi sono, scusate, e questi invece sono Chanel. La posso fa, guardate. Poi c'è questa con tutti i cosettini, spugnettine. Poi qui c'è, ah, questa le ha pure detto, occhio che dice io ho rotto, infatti io stavo a rompere subito perché questo si apre un po', aspettate, non pianca valletto, Silvia, mi raccomando, ecco si apre così, guardate che bello che è, bello opaco, mi piace un sacco. Poi questo qui, mamma mia raga, questo è stupendo, allora aspettate che metto questo qua un attimo, questo è stupendo, stiamo? Questo è di Chanel, questo può essere usato sia come bronzer che come ombretto. Io stamattina, lo sa, l'ho usato come ombretto ed è bello perché comunque rimane opaco, non è brillantato e mi piace. Scusate sta voce, raga. Cioè dice in campioncino, ti è? Porca miseria. E poi, ah, poi non vedo l'ora di provare questa qui che è un rossetto tattoo. Per me deve essere fantastico questo. Della Collistar. Poi mi ha mandato gli Addict di Dior, infatti non vedo l'ora di provarli pure questi, guardate che belli. Cioè, qui c'è un altro Dior Addict, poi ci sta, c'è l'inverosimile, raga. C'è un botto di roba, guardate queste matite, questo gloss Dior stupendo, cioè c'è un packaging fantastico. Questo poi c'è un campioncino di Narciso Rodriguez che a me piace tantissimo, qualche matita per le labbra e qui c'è tutto, no, questa è la lettera. Mi sono rimasta felicissima di tutti questi, di tutte queste cosettine, anche perché io, ecco, non me le posso permettere, quindi magari smanetto un po' con quello che mi ha inviato lei, quindi grazie infinite ancora Elisa, io già l'ho ringraziata un sacco di volte, però ti ringrazio ancora perché non sono abituata, ecco. Ma mi metto a caricare un video e poi forse mi riposo un po', raga, perché ne la faccio più. Online. Eccomi, sa. Che giornata che è stata pesante, no pesante, più che pesante è la prima volta che sto tutto il santo giorno a casa da sola con Stefano. Fatemi via una boccata d'aria.
Che palle, raga, qui ha fatto un'altra volta il diluvio. Ma qui c'ho un altro video in salvataggio, un altro video collaborazione, finalmente la haul di make up, speriamo di andare online presto. Gnappo. No che? Fammi vedere, guarda che te possono, che hai toccato qui, amore? Dai, dammi qui che c'è la D'Urso che parla. Ai 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 ragazze, che fatica, si sono fatte le 6 nel frattempo. Io non lo so neanche quello che cavolo avrò registrato perché non ci sto a capire niente. No. Cioè, questo ha partorito in ambulanza sotto il nubifragio. Mamma mia, che casino. Mamma mia, ragazze mie. Cioè, non lo so che gli sta succedendo a st'Italia, non lo so. Questa è Roma, peraltro. Guardate che casino. Cioè, la gente che cade a terra. Cioè, a me vengono i brividi, raga. Cioè, i brividi. Anche quel disastro che è successo a Genova, io. Cioè, ogni volta che vedo queste cose e sento che succede qualcosa in tanti posti, mi sento male perché so che comunque c'è state voi in tutta la parte d'Italia. Amore, quella è di papà. È veramente da sentirsi male, raga. Io spero che state tutti quanti bene, voi, le famiglie, tutti quanti, perché non si può vivere questo terrore. Non si può proprio. Mi sono sconvolta, poi sono una fifona. Cioè, i brividi, vi giuro. Vi riaggiorno sulla situazione. Raga, scusate la faccia. Guardate la situazione. Uno stendino, due stendini, termosifone, termosifoni dappertutto perché oggi, pur tutto che non faceva freddo, un pochetto ho dovuto accendere perché se no i panni non mi si asciugano, raga. Niente, ora vado a cercare di fare qualcosa per cena. Ecco qua, la cena adesso è da mettere in forno. Ci avevo dei filetti di merluzzo, che so, quelli che si trovano al supermercato congelati. Però a me il pesce rosso così non mi piace tanto e allora ho deciso che lo faccio al forno. Ci ho messo solamente un filo d'olio, il mio filo d'olio, quindi olio, e pomodorini pachino, il prezzemolo, un pochino di polverina specifica proprio per il pesce, qualche filettino di acciughina e poi lo metterò in forno. Poi quando è pronto, chi vuole sopra ci taglia delle fettine di zenzero. Leva le manine, ci taglia delle fettine di zenzero fresco. Non lo metto subito perché magari a Lillo non gli va lo zenzero e quindi lo mangiamo. Che cosa c'è, amore? Quello è lo zenzero. E poi niente, mi è avanzata sta patata che mo sbuccio e faccio dentro la tegliottina. Amore, che vuoi? L'acqua? Mamma, però non mi devi anzi, mamma, ma come si dice? Momento dei saluti, vediamo se riusciamo a farli. Allora, questo è saluto Gerberini Time. Salutiamo Ilaria Rota che dice Ilaria Rota 3 che dice ciao e noi diciamo ciao Ilaria. Bella ragazza, mi piace sto nick. Ciao, mi chiamo Corinne, sei bellissima, un bacione a te bombolone. Grazie Corinne, un bacione immenso anche a te. Vabbè, lo dico dopo magari. Allora, Mary Hop 86, saluti anche me, baci. Certo, Mary, che ti salutiamo. Vuoi salutare per favore a Mary? Non buttarlo dietro, mamma. Samira Leonetti, io, Samira, ciao. C'è un nome bellissimo, mi ricorda un po' Samara De Tering, però Samira pure mi piace. Tua donna, che paragoni. Alessia Tam 93, come ti ho già detto nel precedente commento del vlog, spero di ricevere un tuo saluto, anche un tuo pensiero in un prossimo video. Bacioni alla tua family. Alessia, noi ti salutiamo immensamente tutti quanti, io saluto anche da parte di Bomboglione. R Cecilia 02, ti prego salutami, Cecilia, un bacione grandissimo. Vero Conti 96, spero sia questo il post. Mi piacerebbe tantissimo che tu mi salutassi in un tuo video. Un grandissimo bacio a te al piccolo. Vero, ci hai azzeccato, è questo il post. Un bacione immensissimo anche a te. Oh mio Dio. Daphne for Agape, spero che non sia Agape. Comunque, Daphne. Ciao Silvia, ti seguo da poco, ma da subito sei riuscita ad essere una delle mie preferite, con la tua simpatia e semplicità, ma anche per la tua spontaneità. Vedere che c'è un tuo nuovo video è sempre piacevole, almeno quanto mangiare un cucchiaio di Nutella.
Continua così, grazie per la compagnia che tieni a tutte noi, che ti seguiamo. Complimenti per la tua famiglia, stupenda. Un bacio a tutti voi, Pippi compresa. Se mi salutassi in un tuo video mi farebbe un sacco piacere, tante cose belle. Daphne, allora, a parte che ti saluto immensamente, e poi cioè, hai fatto un paragone che mi piace troppo, come mangia un cucchiaio di Nutella, cioè, da paura. Grazie tesoro. Chicco, te metti pure, mamma, c'ho pure che mi caschi dal divano, dai. Chiaste 11092011. Ecco, mi dovete spiegare perché vi mettete i numeri, mo spiegate poi per favore, perché sono troppo curiosa. Eccomi, anch'io vorrei essere salutata. Un bacione ragazze, siete meravigliosi e forza Pippi. Chiaste, grazie, un bacione immensissimo, tira un bacio. Ale Brusco 00. Ciao Silvia, io ti seguo da molto e sarebbe bellissimo se mi salutassi in un video. Un grossissimo bacio a te, che sei bellissima. Grazie, una mamma fantastica. A Stefano, un bambino troppo dolce e simpatico, ogni volta rido come una pazza con i suoi bacetti, i suoi che è. E a Lillo, che segreto, una mia amica si è innamorata di... Oddio, che lo devo dire, era un segreto? Vabbè, oramai hai detto, dai, amica tua si è innamorata di mio marito, vabbè. E a Pippi, la cagnolina più coccolosa del mondo, è dolcissima. A me e il mio ragazzo sarebbe un sogno essere salutati da te, la regina. Ti vogliamo bene, un bacione grande come l'universo, Alessia e Francesco. Alessia e Francesco, io vi saluto e vi mando un bacio immenso. Però non sono una regina, regà, sono una morta di fame. Oddio. Nunzia e Claudio, mi saluti Silvia, sei bellissima, tu e tutta la tua... Poi oggi sono proprio un fiorfiore. Scusate, tu e tutta la tua splendida famiglia, adoro te e i tuoi video. Un bacio da Nunzia. Nunzia, grazie. Papà sta a cena fuori, il bombolo non ci sta. Elena Puv 2003, mi puoi salutare? Mi puoi salutare? Mi farebbe molto piacere. Un caro saluto a Stefano e a tutti voi. Dovrebbe essere Elena, quindi Elena, un bacio immensissimo. Miss Mary K91. Ciao, sì, questa mumma concella qualche commento. Silvia, riscrivo qui. Mi farebbe tanto piacere se mi salutassi in un tuo video. Ti seguo sempre molto volentieri. Sei una donna fantastica e molto umana. Ti adoro a te e tutta la tua splendida famiglia. Un beso. Mary, grazie. Un bacione. Loredana 32. Ciao tesoro mio, Loredana, ma ricordo benissimo. Essere salutate da te è un motivo in più per seguire i tuoi vlog. Un abbraccione a tutti e tre, un bacione particolare a Pippi e a mamma tua. Grazie Lori. Mua. Vale Ago. Ciao bellissima, ti riscrivo qui. Mi farebbe piacere un sacco che tu mi salutassi in uno dei tuoi vlog. Un abbraccio a te e tutta la tua splendida famiglia. Grazie Vale, un bacione immensissimo. Blanco Stoessel, salutami per favore. Blanco, un bacione. Marta Rossignoli, ciao Silvia, devo dire che ti ho conosciuta tramite Giulia, sono iscritta da poco e devo dire che mi sono vista la maggior parte dei tuoi video, non so se darti del lei o del tu. Del lei, ma che sei matta, dammi del tu, oh, io sono giovane ancora, forse per voi, questo Acer Tablet, come hai fatto? Forse a voi vi sembro vecchia perché magari ci avete tutte una giovane età, però non so così vecchia, quindi ti prego dammi del tu, scusate un attimo, eh. Continuo con il tu? Sì, continua con il tu. Vado. Allora, vorrei farti due richieste possibilmente. Se mi saluti, per favore, ed io Marta ti saluto, e ti do pure un bacio e un abbraccio immenso. E due, se mi saluti Giulia con Alice e Gerardo. Ah, dimenticavo, come ho potuto dimenticarlo? Sei bellissima, tesoro, grazie. Però penso che se a Giulia gli mandi un commento, un messaggio, lei... Cioè lei ti risponde, quindi se la vuoi salutare, non perché io non te la voglio salutare, però cioè lei so che risponde. Nicole Zanelli, ciao Silvia, mi saluti, grazie mille, se lo farai un bacio, stop. Nicole, pure a te un bacio grande, 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 grandissimo. Blondissima 70, e sei bionda davvero, ma sei biondona che sei. Anch'io voglio un tuo salutino, baci, blonde, un bacione anche a te, blondissima. Paola Zamutto, ciao Silvia, mi piaci tantissimo, i tuoi video sono piacevolissimi. Bombolone cresce e fa un sacco piacere vedere tutti i suoi progressi. Un tuo saluto nel prossimo vlog mi renderebbe felice. Bacioni. Paola, un bacione immensissimo anche a te. Ah, dimenticavo, adoro la tua nonna. Grazie. Cap Kami 03. Ciao Silvia, mi potresti salutare? Un bacio a tutti e tre. PS, siete una famiglia straordinaria. Bacioni. Grazie, Kami. Kami dovrebbe essere Camilla, penso. Grazie. Comunque anche noi abbiamo i nostri problemi. Non vi pensate che... Cioè, siamo una famiglia normale come tante. Unita sì, ma anche noi abbiamo i nostri scherzi e i nostri scazzi.
K0K, sì, 0, scusami, K80K col K. Ciao, ci siamo anche noi, Carmen e la mia bimba Louisiana. Oh, che bel nome. Un saluto quindi a Carmen e la sua piccolina Louisiana. Un bacino alla piccolina. La piccolina, mi scende una voce in una sala, lo sarà mazzamotti. Isabella Bretagna, ciao Silvia, un saluto. No, ho letto male, scusa Isabella. Ciao Silvia, un saluto e un mega bacio a Stefano. Da Isa e mia figlia Evelyn, ci fai compagnia, sei fantastica. Grazie Isa, un bacio a te e alla piccola Evelyn. Anna Rita Lento, ciao Silvia, ti seguo sempre, mi potresti salutare? Un bacio a te e a Stefano. Anna Rita, un abbraccio fortissimo. Emanuela Lomartire, 72. Ciao Silvia, mi puoi salutare? Ti adoro, un bacione. Emanuela, grazie infinito, un bacione immenso pure a te. Sembrerò stupida che dico sempre le stesse cose, però per ognuna di voi è comunque una cosa diversa. Margherita Var, bella, brava e simpatica. Grazie. Regà, mi fa da rossì quando mi dite queste cose. Un bacio a Stefano, il biondone, ed uno anche a Pippi. E a Lillo no? Disgraziata. Un bacio, buono un po', un bacio a Margherita. Amore, mettete qui che le gerberine te vogliono vedere, eh. Allora, ragazze, vi leggo le ultime tre. Mitica Rosi, lo avevo scritto sotto un altro post, ma lo riscrivo anche qui. Saluta anche me se ti va. E a me farebbe piacere un bacio, quindi Rosy, un bacione grande grande grande. Puoi farlo dopo che mamma deve parlare un attimo con le gerberine? Non lo buttare lì sotto. Un bacio Rosy. F Hello Kitty, mi puoi salutare? Grazie mille. E se poi puoi salutare la mia amica Glitter Color 1D Hello Kitty, un bacione anche a te e anche alla tua amica Glitter Color 1D. Naomi Pompei, farebbe tanto piacere anche a me se ti va, ho appena visto il tuo vlog, siete davvero una bellissima famiglia. Grazie Naomi, un bacione immensissimo pure a te. Strappo la regola, ne leggo un altro e due, eh? Ale Niles 1, ciao, ti seguo da poco ma mi piacciono un sacco i tuoi video, mi potresti salutare nel prossimo video? Grazie Ale Niles, dovresti essere o Alessia o Alessia o Alessandra, non so quale delle due, però ti abbraccio fortissimo. Ellen Jax, ciao tesoro, ho appena finito di vedere il tuo ultimo vlog, bellissimi come sempre, quanto mi piacerebbe conoscerti, sei spontanea, genuina e sincera, davvero un gran cuore, magari ti avessi conosciuta prima quando ancora stavo a Roma. Vabbè, intanto ti mando un bacio, un bacione e ti saluto con affetto. Mi sembra strano di chiederti di salutarmi, ma ovviamente so se lo fai, mi fa piacere. Ellen Jax, spero di aver pronunciato bene il tuo nome, perché mi ricordo che in un video l'hai spiegato. E io ti saluto immensamente e anche lei ha un canale YouTube, quindi se volete magari andargli a dare un'occhiata, lei vive, se non sbaglio, in America, correggimi se sbaglio, e comunque andate a dare un'occhiata insomma pure a lei, quindi un bacione anche a te tesoro. E basta ragazze, per oggi finisco qui, se no veramente diventa un vlog chilometrico. E grazie ancora a tutte, piano piano vi saluto sempre. Ah, una cosa ci tengo a dire, siccome siete state diventando veramente tantissime e io non, tante non hanno Instagram e tante non hanno Facebook, quindi magari sotto questo vlog scrivete se volete essere salutate, naturalmente non chi è già stato salutato, e io vi saluto magari mano a mano. Considerate che farò un vlog dove continuerò i saluti di Instagram e un vlog dove magari comincerò con i commenti di YouTube, quindi mi raccomando se non siete già state salutate, perché per correttezza io voglio salutare tutte quante, non so come complica per la vita, però vabbè. Scusami, che cosa stai facendo Stefano? Cos'è quello? Vuoi il cookie? Com'è quello? È buono? Come si dice? Si dice grazie. Mi fa bocca acceso? Tu sei buono, mamma. Proviamo a vedere Robin Hood. Ci proviamo, lui ha visto le patatine, adesso non ci sta capendo più niente. Vero? Di che poi ti sei strozzato le patatine? Tu come ti strozzi? Fai vedere come ti strozzi? Come fa quando ti strozzi?
così te strozzi. Ragazze, sono quasi le 9, io sono cotta, mi sembra che è tipo mezzanotte. Vado a nanna. No, vado a nanna, no, ho detto una cazzata, però faccio legge un po' Stefano e poi niente. Staremo un pochettino a giocare e poi sicuramente verso mezzanotte si addormenterà. Domani è venerdì, quindi ho la spesa, sarà una lunga giornata anche domani, speriamo che non piove perché oggi ha piovuto tutto il santo giorno. E quindi niente, un bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Tira bacetto. Sì, ci manca solo che caschi dal letto.